Grandium. Leviosa. Vergandium. Leviosa. Vergandium. Leviosa. Scusa, non succede nulla. Vergandium. Leviosa. The jingle bell, that's the jingle bell rock. Merry Christmas. Hola si famiglia, welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video. E non so da dove cominciare, anzi comincio col dirvi che sono andato a fare shopping. Tantissimo shopping prenatalizio, ho cominciato a fare qualche regalino, ma soprattutto ho cominciato a farmi qualche autoregalino, tanti autoregalini. Sono andato in questo centro commerciale di Brescia, che vado solitamente due volte alla settimana, mi vergogno anche a dirvelo, dove all'interno di questo centro commerciale ovviamente c'è anche Primark, e da Primark si sa, c'è il mondo degli unicorni, c'è il mondo dei pigiamoni super pigiamosi, super kawaii, c'è il mondo degli accessori super figherrimi, c'è il mondo di Topolino, c'è il mondo di tantissime cose, e tra questi mondi c'è anche quello di Harry Potter. Ebbene sì, perché Harry Potter è una delle mie tante passioni che coltivo da veramente tantissimi anni, perché Harry Potter l'ho proprio vissuto, cioè proprio dall'età dell'adolescenza fino adesso, perché tuttora stanno facendo venire una testa così con ste Harry Potter, e l'ho sempre adorato, cioè ho sempre visto i film, letto i libri, e sono andato anche a delle varie esposizioni, a quella a Milano, a Londra, insomma proprio a me piace. Sono andato anche tipo in una zona di Londra dove c'è il carrello che va dentro nel muro, mi è sempre piaciuto, e questa passione me l'ha fatta venire diciamo una mia grandissima amica, che adesso sono stato da Primark, che ho detto però io tipo di Harry Potter non ho mai realmente comprato dei gadget, degli indumenti, qualcosina che comunque potesse rimanermi, eccetera. E allora cosa ho fatto per questo Natale 2018? Mi sono fatto un po' tanti autoregalini di Harry Potter. E oggi voglio farveli vedere tutti. Ho già qua la mia borsona pronta, è gigante, veramente gigantesca, è più grossa di me a momenti. Ed ho dentro veramente un sacco di cose che non vedo l'ora di farvi vedere. Tra l'altro in questi giorni qualcuno di voi mi ha scritto giù nei commenti perché non facevo un bel video a tema Harry Potter, tipo gadget, acquisti o qualcos'altro, e quindi mia cara, ogni desiderio esaudito. E quindi niente, non ci resta altro che cominciare, e parto immediatamente dal primo acquisto che quando l'ho visto mi sono innamorato veramente tantissimo, ed è questa fantastica felpa. Premetto, io le felpe e alcune t-shirt le compro nel reparto femminile, ma semplicemente perché comunque anche come questa, sia stampe che colori che comunque forme, misure eccetera, sono unisex, quindi vanno bene sia per uno che per l'altro, cioè quindi non hanno nulla di prettamente femminile, e quindi ecco, le compro e stop, mi piacciono, mi stanno bene, le porto bene, perciò non mi faccio nessun problema. Come questa felpa che la trovate nel reparto femminile, costa 14 euro, tra l'altro, e qua davanti ha lo stemma di Hogwarts, quindi della scuola, in bianco, lei con lo sfondo grigio tranquillo, con un bel paio di jeans, è toppissima. Poi mi serve un pigiama, perché io ne ho uno di Topolino super peluscioso, che però è diventato, cioè si è ristretto, io non so, ciao mamma, quando mi lavi le cose, lavale bene perché le cose si ristringono. Tipo io ho messo su questo pigiama l'altra sera, mi sono trovato così. Mi sono preso un bel set notte, tutto ovviamente a tema Harry Potter, guardate che bello, perché ci sono anche questi fantastici tipo scatole regalo con all'interno tutto il set notte. C'è dentro la mascherina per dormire, che eccola qua, poi c'è dentro la casacca e il pigiama, la casacca e i pantaloni del pigiama, tutti pelusciosi. Poi ci sono dentro anche i calzettoni con gli occhiali e la saetta del nostro Harry. Ed è veramente anche una bellissima idea regalo, perché come vedete
costa solo 17 euro e avete all'interno tutte queste cose, che non sto qua a tirarvi fuori per un semplice motivo: devo ancora fare la foto della copertina. E poi anche la scatola dietro è bellissima, perché tipo sembra una valigia tutta a tema Harry Potter, che sicuramente riciclerò per qualcosa, comunque anche per scenografia del mio, della mia PlayStation dopo Natale, insomma. L'ho adorato, voleva regalarmelo mia nonna, però gli ho detto no nonna, non preoccuparti, me lo compro io. E molto probabilmente lei per Natale mi ha preso la l'accappatoio per andare a dormire, comunque per rimanere in casa, tipo di Play-Doh, sempre di Harry Potter. E quindi grazie nonna, se me l'hai preso ti voglio un mondo di bene. E perfetto, questo qua è il pigiama. Ottimo. Poi andiamo avanti. Siccome devo scrivere dei bigliettini di auguri per questo Natale, ho preso 15 Christmas card, che sono praticamente un pacchetto di cartoline natalizie con tutti i vari, con tutte le varie casate. Serpe verde, Grifondoro e le altre due sono fatte benissimo, perché comunque anche all'interno è bianco, potete scrivere tutto quello che ne avete voglia, e poi sul retro hanno la loro sigla Harry Potter e sono comunque accompagnate ognuna di loro con una bustina che ci sta dentro tutto tranquillamente. Poi andiamo avanti. Io non mi sono accorto che nel set pigiama c'era la mascherina, mi sono accorto solo dopo quando ho pagato. E allora ho preso la mascherina con gli occhi di Edwige, quindi con la civetta di Harry Potter. È bellissima, è veramente super pelusciosa. E adesso ve la faccio vedere indosso. Un attimo, guardate che bello. Oh my god, un attimo, non fateci caso ai miei capelli. Cioè, è veramente fantastico, ma poi è pelusciosa. Cioè, sentite il peluche, oh my god. E questa qua veramente, poi costa pochissimo, costa solo 3 euro. Sono un po' inquietante con questa. La teniamo su, togliamo un attimo il cappello. Costa solo 3 euro e io la trovo eccezionale, veramente bellissima. Poi, andiamo avanti. Calzini, calzini antiscivolo, perché io quando sono in casa sono molto freddoloso. E allora ho visto questi calzini qua nuovi. Io ne avevo già comprato tipo calzini Threes, cioè tre paia di calzini di Harry Potter con i vari simbolini che caratterizzano proprio Harry. Però vabbè, a questi non ho potuto dire di no. C'è Harry Potter in versione chibi, in versione molto stilizzata, carinissima. Sono di una lana proprio morbidissima, ma soprattutto caldissima. E sul retro qua, qua con tipo tutta la scritta un po' a rilievo Harry Potter, mi sembra. Sì, esatto, ci sono i gommini e costavano solo 3 euro. Poi una borsa, perché io quando vado al lavoro metto sempre dentro le varie cose per cambiarmi. Ho preso questa borsa con tutti gli stemmini di Harry Potter comunque in questo tessuto un po' particolare. Sembrano le borse per fare la spesa, la utilizzerò anche per fare la spesa. C'è lo stemma di Hogwarts, lo stemma di Harry Potter, gli occhiali di Harry con la saetta, il leone di Grifondoro, ed è veramente molto capiente, come vedete, cioè è veramente gigante questa borsa, ci sta dentro di tutto di più, e costa solo, arrivo dov'è il cartellino per farvi vedere il costo, l'ho perso, ok, e costa solo 4 euro, sempre comunque marcata Harry Potter, tutto originale, e questa cosa mi piace assai. Perfetto, poi altro acquisto, ho preso delle bandierine che ho pensato che dopo Natale vi tematizzo anche un po' Harry Potter, la mia PlayStation. Ho preso delle bandierine molto Tumblr, come si dice Tumblr, che si attacca, praticamente potete appenderle in casa, guardate con tutte le casate, e questa cosa è veramente, oddio, lo sto facendo vedere al contrario, e guardate che bella questa cosa, cioè mi piace un sacco, io la adoro, proprio con questa corda molto antichizzata. E sono veramente tante, comunque mi ricoprirebbero una buona parte della mia PlayStation qua dietro. E infine, sempre a tema Harry Potter, ho preso, per quanto riguarda i cartopazzi, la bacchetta Biro, che ho pagato 2 euro, che è praticamente la riproduzione, diciamo, fedele della bacchetta di Harry. Guardate che carina. Sì, molto stilizzata, però se mi piace, è carina da mettere sulla mia PlayStation, eccetera. E si apre così, quindi rimane, ma si può tipo appoggiare così sulla scrivania, rimane in piedi, voi quando dovete fare qualcosa, fare compiti, così fate Wingardium Leviosa e tutti i vostri compiti andranno perfettamente. E
per Harry Potter è tutto. Vi posso far vedere un acquisto extra che non c'entra nulla con Harry, ma c'entra sempre con il mondo dei cartoni animati, perché sono andato da Bershka e per solo 24 euro, è sempre femminile, cioè sempre nel reparto femminile, ma l'ho provata, va benone anche per i ragazzi, ho preso, io l'adoro, ho preso il felpone di Arale, What a Mess Slump Arale, sì, non so se lo dico giusto, però è uno dei cartoni che adoro di più e quando vado a Barcellona l'anno prossimo mi devo comprare anche il cappellino, perché l'ho visto in un negozio che costa proprio poco e deve essere assolutamente mio. O se no, quando vado a Romix cercherò di scovarlo su qualche bancarella e sicuramente lo troverò. E quindi niente, questi qua erano tutti i miei acquisti a tema Harry Potter e non solo. Io spero che vi siano piaciuti, se vi sono piaciuti mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi anche voi al mio canale YouTube se non siete ancora iscritti e attivate sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. Inoltre vi aspetto su tutti i miei social network e sicuramente su Instagram vi posterò maggior parte delle cose che indosserò di questo haul. La mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok, che comunque lo aggiorno sempre giornalmente. Io per adesso vi mando un super magico bacio a tutti, perché è magico, perché comunque Harry Potter è magico, e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video qui alle 14 sempre sul mio canale YouTube. E domani ragazzi arriva un personaggio che voi non vi immaginereste mai. Quindi mi raccomando, segnatevi domani alle 14 qui sul mio canale YouTube.